perché siamo giunti al momento della nuova rubrica di insomma del nuovo appuntamento con la rubrica dedicata al Galateo, il ritorno di La Pomazza con un tema ponderoso. Un tema ponderoso che addirittura viene tratto, almeno marginalmente, da quello affrontato da un articolo del Sole 24 Ore, niente poco di meno. Niente poco di meno. Buongiorno, grandissimo maestro di Galateo. Buongiorno. Buonasera. Ah, già, buonasera, cavoli, che palle, buonasera. Bravo, buonasera. Ricordiamoci sì, sì, questa distinzione, come dicono gli inglesi good afternoon oppure good evening, ci tengono molto, sì, sì. E questo è un arricchimento che gli britannici ci hanno regalato ed è bene sempre cogliere. Grazie. Ma si è abbonato questa settimana a Radio Popolare? Ha fatto un nuovo abbonamento a Radio Popolare? Ma molti ne ho fatti, ho anche coinvolto le famose escort, quelle del, no! del concorso no, Latinorum. Sei, i soldi li hanno, sì, i soldi li hanno. La Po. Io ho capito che 15 giorni che non va in onda e quindi è peggio di un ragazzino di 14 anni in crisi ormonale davanti alla professoressa d'inglese, dopodiché no. E dai, ma, cacchio, abbiamo appena detto il Sole 24 Ore, un articolo sul Galateo, anzi la mancanza di Galateo da parte delle istituzioni nei confronti del cittadino italiano, e lei comincia così. Ma mi scusi Facco, la professoressa di liceo sarebbe incarnata da lei di persona? Cioè nel senso, le fattezze tipo Tini Canzino sarebbero da lei incarnate? Beh, allora, in tal caso sono tranquillo e ho fiducia nella magistratura, direbbe la Minetti. I suoi riferimenti culturali sono una sicurezza. Sì, probabilmente l'anno nelle prossime settimane chiuderemo la rubrica Galateo e apriremo la rubrica... com'è che le chiamate? Riferimenti culturali, che è meglio di no. Sì, sì. Esatto. Allora, è meglio di no. Allora, abbiamo pochi minuti perché abbiamo una terza parte di trasmissione un po' cortina. E oggi sul Sole 24 Ore leggevamo della mancanza, così chiamavano proprio in ballo, tiravano in ballo il Galateo, perché spesso il legislatore, come dire, si dimentica delle buone maniere, si autocontraddice e fa delle leggi che in realtà vessano il cittadino proprio in maniera quasi illegale. Allora volevamo per estensione provare a vedere come comportarci noi poveri cittadini vessati quando la pubblica amministrazione si comporta male, ma non soltanto a livello legislativo ma anche un pochino più nella vita minuta, quella di tutti i giorni, quindi anche come si fa a non andare su tutte le furie, per esempio nei confronti di un arrogante impiegato, che ne so, della motorizzazione, per esempio. Come si fa a non perdere le staffe di fronte alla pubblica amministrazione? Ma guardi, c'è anche un bellissimo una bellissima pagina Facebook che mi pare si chiami tipo opporre linguaggio forbito ad atteggiamenti arroganti, qualcosa ah, del sì? genere, no? Sì, qualcosa così, andatevela a cercare, è molto simpatica. In effetti questa è un'indicazione che il Galateo ci fornisce toto cielo, cioè è quello in generale di ovviamente di guardare le cose con grande distacco, per cui di fronte alla bestialità, di fronte al trinariciuto impiegato sottoacculturato e semi-analfabeta, pensiamo per esempio a quell'orribile personaggio che abbiamo visto nei TG o su internet che ha maltrattato il parroco napoletano, no? Sì, era addirittura un prefetto. Era un personaggio, prefetto era. Quindi prefetto addirittura, che si è comportato, e poi incorrendo anche poi nello sbagliare la formula grammaticale italiana, cioè per cui abbiamo di fronte veramente la schiuma, no? E per cui che cosa dobbiamo fare? Non ci si può, naturalmente Galateo dice precipuamente di non abbassarsi al livello della canaglia, no? Per cui allora quando ci si abbassa al livello della canaglia si fa una violazione del Galateo. Allora in questo caso ci troviamo di fronte a personaggi orribili e noi dobbiamo essere al di sopra, per cui possiamo per esempio stupirli con degli aggettivi particolarmente desueti. Scusa, cioè, vogliamo fare un paio di esempi di aggettivi desueti? Ma anche di sostantivi desueti, per esempio possiamo dire: mio caro, il suo linguaggio non è completamente eucrasico. In questo momento sicuramente il canaglione, insomma, si stupirà e ci lascerà sicuramente perlomeno un minuto di tempo per poter elaborare una strategia alternativa, che poi magari comprende un vaffa, ecco. Non lo so, adesso io lo sconsiglio, però adesso l'ho detto così, no, a guisa di battuta, soprattutto nel momento in cui stiamo andando a fare la denuncia di smarrimento
reperimento del passaporto e ci troviamo di fronte ad un agente di pubblica sicurezza che ci sbatte al gabbio se gli diciamo una cosa del genere. Appunto, perché il galateo ancora una volta si deve scontrare con la realpolitik, ossia l'impiegato è quello che mi tiene per le palle, e quindi voglio dire, il galateo deve essere anche declinato, immagino, e vado a chiederglielo, caro maestro, in modo da non risultare offensivo. Offensivo. Bisogna sempre condire l'offesa con, appunto, con una maschera di eleganza. Per esempio, mi citava un mio amico poc'anzi una situazione divertente. Lui cercò di far omologare una moto cinese in Italia, e quando andò per l'omologazione l'impiegato della motorizzazione gli richiese una foto, lui portò una foto della motocicletta con dietro un muro di mattoni, e l'impiegato gli impose una foto, di rifare completamente la foto con un muro bianco. Ma perché? Naturalmente, aspetta un secondo, magari la moto era color amaranto e quindi non si vedeva. No, comunque moto color militare, era una replica della BMW R75 tedesca, no? Fatta in Cina, per cui color grigio panzer. Allora, di fronte al muro di mattoni era evidente che la richiesta dell'impiegato della motorizzazione era speciosa, e per cui che cosa fare in questo caso? Ovviamente lo si può minacciare di una digito pressione, o meglio una pressione delle suole dello stivale della Wehrmacht sulle gonadi. Ma che brutta roba, che fascista. Ma si vergogni. E ride da solo come uno scemo. Ma poi, io volevo sapere questa roba qua, che così la chiudiamo. Ma lei, questo esempio qua della moto, ma perché ne parlava con qualcuno, con un suo amico poc'anzi? Cioè, lei era nel giardino della Magione, che io me lo vedo con la bombetta, il cappello, il bastone, no? Che si confrontava su il periodo della caccia e mi devono chiamare quelli là. Fra l'altro, scusatemi, ma con questa disinvoltura nei confronti di reperti del Terzo Reich. Ma infatti, cioè, cose che andrebbero seppellite. Per cui, ma guardate, naturalmente sì, siamo nella casa di questo amico, diciamo con vista sul parco, e naturalmente disquisendo di pezzi di ricambio delle moto del Terzo Reich, ma non solo, ma anche si fanno delle citazioni rare che vi farò in chiusura fra pochi istanti, appunto un'altra cosa da citare in caso di fascinazione da esercitare sul povero impiegato. Ma in questo caso dobbiamo sempre ricordarci che, per esempio, è un'altra cosa, si può per esempio parlare di militaria in questo caso, cioè si potrebbe per esempio fare un complimento all'impiegato in questione dicendo che la sua uniforme, che poi non ci sono più le uniformi, vedete, io sono abituato a un tempo antico che già non è più, una volta c'erano gli impiegati in uniforme, erano tutti eleganti, ecco, adesso invece sono dei cafoni. Si è preso delle droghe con il corazziere in pensione, che ha, sì. Sai che lui ha ereditato di corazziere in una muta di corazzieri in pensione direttamente dal Quirinale. No, è vero, no? Però lui ogni tanto, quando beve in particolare, li utilizza come noi utilizziamo i vecchi del bar. Sì. Scusa, gli utenti pensionati del bar. Tra l'altro, quando beve, lui e la muta diventano uno stampede di ubriachi. Sì, sono pericolosissimi. Voi mi attribuite delle doti che io non ho, soprattutto quella della passione per i giovani corazzieri. Parlavamo di corazzieri in pensione. Lapo, io direi che per questa settimana, grazie, non perché l'argomento si è esaurito, è perché si è esaurita la nostra forza di tenerla a bada. Allora vi cito questo pezzo dell'Inferno, del canto quindicesimo. In questo caso replicatelo, appunto, in coda al comune. Sì. Dice: ma quello ingrato popolo maligno che discese di Fiesole ab Antico e tiene ancor del monte e del Macigno. Pensavo che citassi del Culfe c'è trombetta. Ciao! Arrivederci! Ciao! Ciao!